la stagione fredda, ma non solo, si può contrarre il mal di gola o faringite. Il mal di gola è infatti una infiammazione della faringe che provoca bruciore alla gola, dolore alla deglutizione e può essere anche accompagnato da tosse, catarro e abbassamento della voce. Quando si presentano i primi sintomi di mal di gola, come il classico bruciore o pizzicore, un suggerimento della naturopatia è quello di scaldare subito molto bene i piedi e la testa. I piedi con un pediluvio molto caldo, anche con acqua e sale o acqua e bicarbonato, e la testa con un bel berretto di lana. Se non si hanno rimedi specifici in casa, si può comunque intervenire con dei gargarismi naturali, con un bicchiere di acqua e un cucchiaino di sale, oppure con degli sciacqui con un bicchiere di acqua e 6 gocce di olio essenziale di melaleuca, che bisognerebbe sempre avere nell'armadietto, quindi in casa. Anche il classico cucchiaio di miele, possibilmente di eucalipto, con del limone spremuto o dell'aceto di mele, può essere un primo soccorso naturale. L'importante è prenderlo spesso, un cucchiaio ogni 2 ore. Se il mal di gola avanza e si aggrava, si possono utilizzare dei rimedi naturali per ottenere un'azione antinfiammatoria per le mucose e antisettica per il cavo orale. I miei preferiti sono questi: la classica propoli nel comodo spray con o senza alcol da spruzzare spesso durante la giornata, funziona molto bene per le sue proprietà antivirali, antimicrobiche e antimicotiche. I semi di pompelmo in forma liquida sono molto amari ma indicati per il mal di gola anche in presenza di placche, tosse, raffreddore, influenza e per tutte le infezioni del periodo. La rosa canina è utile negli stati infiammatori della mucosa, è un rinforzante ed è molto efficace per alzare le difese immunitarie anche nei bambini e nei neonati. In caso di mal di gola consiglio anche di seguire un'alimentazione antinfiammatoria e alcalinizzante. Bisogna eliminare i cibi confezionati, le bevande zuccherate, il latte e i derivati e la carne rossa, i cibi più acidificanti. Con il mal di gola è un buon momento per preferire altri cibi, cereali integrali, magari in forma di semolino un po' morbido, passati di verdure e legumi, semi oleosi, frutta e verdura di stagione. Il classico ghiacciolo fa bene. Per averne di naturali basta mettere del succo di frutta senza zucchero nel portaghiaccio in freezer e poi succhiare i cubetti. Il sollievo è garantito e in modo naturale. Comunque, chi soffre di mal di gola ricorrente ogni stagione dovrebbe fare una cura naturale per rafforzare le difese, iniziando già dal mese di settembre, rivolgendosi alla naturopatia, naturalmente. Ti è piaciuto il video? Mi fa piacere. Iscriviti al canale, clicca mi piace, lascia un commento e condividi. Noi ci vediamo alla prossima videopillola di salute naturale. Ciao! Thank you.